Allora, mister, possiamo dire che un piccolo passo indietro sul piano del risultato, sul gioco, del gioco cosa possiamo dire? Quando sento parlare di un passo indietro mi fa arrabbiare, perché è una sciocchezza allucinante. Al di là delle gol, era l'ultima partita dopo 15 giorni di ritiro, i ragazzi hanno fatto fin troppo bene tutto quello che dovevano fare, facendo fatica. Poi il gol non è arrivato per particolare, ci siamo andati vicini tante volte. Ma se ci basiamo a fare le analisi su questo, sbagliamo tutto. Per cui invece è stato un buon test, stati bravi, bravi sia nel primo che nel secondo tempo, nonostante la grande fatica, nonostante era, ripeto, le ultime partite, quando si scende al ritiro è sempre pericoloso. Siamo trovati su un campo che è il doppio di quello dove ci allenavamo, con tutti i carichi, e sono riusciti comunque a stare sempre in campo con equilibrio e tenere sempre il pallino del gioco in mano. Siamo mancati, anzi siamo stati sfortunati per quanto riguarda il gol, però i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, per cui anche oggi è un test positivo. Beh, ti pesa o non ti pesa il punteggio? Quanto incide in una fase come questa? Zero? Non incide niente, ma zero proprio, assoluto. E bisogna vedere altre cose in questo momento qua. E ripeto, quando si fanno le analisi così non mi trovate proprio. Non mi piace perché con un'analisi così nascondi tutto quello di buono che è stato fatto. Allora vuol dire essere già, non essere già lucidi in quello che si dice. Qualche indicazione sui singoli? Qualcuno che ti è particolarmente piaciuto? No, tutti quanti hanno fatto quello che dovevano fare, qualcuno con più o meno fatica, perché in base a come sono stati assimilati i carichi, qualcuno ha fatto anche più minuti, pronto, perché era importante mettere continuare a fare la fatica per chiudere questo ritiro nel modo migliore. E credo che l'impegno, la lucidità che hanno mostrato in campo, l'equilibrio che hanno messo in campo da squadra mi ha soddisfatto molto. Ecco, sul piano fisico, rispetto a domenica, l'ultima apparizione, quanto ha guadagnato questo Chievo secondo te? Ha guadagnato, deve crescere, oggi sappiamo che dopo tanto correre, in ultimi doppi allenamenti degli ultimi giorni, il carico si sarebbe fatto sentire, per cui sono tutti sempre passi avanti che stiamo facendo, sia nella condizione che nella ricerca della manovra. Oggi coincideva questa partita con la fine del ritiro, mister, ci fai quindi un bilancio definitivo di questi giorni trascorsi a San Zeno di Montagna prima del nuovo ritrovo lunedì a Veronello? Siamo arrivati alla fine con tutti facendo tutto il lavoro che avevamo chiesto, e questo è l'aspetto principale, senza perdere nessuno per strada. E tutti quanti hanno potuto lavorare e fare tutto il lavoro che ci eravamo prefissati, e questo secondo me è il primo dato positivo. E poi vederli lavorare, vedere anche oggi, nonostante, ripeto, delle grandi gambe pesanti, cercare di mettere in pratica, vuol dire che sia nell'arco del ritiro si è lavorato bene e la testa è riuscita anche nel momento più difficile a restare collegata. Questi sono segnali senz'altro importanti. Se dico che i nuovi arrivati sembrano qui già da diversi mesi, è una cosa che ti trova d'accordo? È una cosa positiva, immagino? Sì, ma l'ho detto a più riprese, credo che loro abbiano capito subito cosa significa essere in questa squadra, essere in questo gruppo, e sono stati bravi a calarsi subito in questa realtà, e bravi quelli che c'erano a far trovare un ambiente, un gruppo di grande disponibilità che gli ha messo subito proprio agio, proprio sia in campo che fuori. Senta, mister, dopo due settimane di allenamento in montagna, il risultato di questa partita è sicuramente puramente indicativo. Lei non ha voluto fare nomi, io ne faccio uno: questa prestazione di Vaiushi. Sì, ragazzi, anche noi stiamo valutando, ha cercato di come tutti quanti, cercano di sfruttare l'occasione per mettersi in evidenza. E con la sua vivacità ci è riuscito oggi, ma ripeto, non è giusto nei confronti di Chievo, di tutti quanti, perché tutti quanti hanno dato più di quello che mi aspettavo, onestamente, anche dal punto di vista della fatica. Il Chievo si appresta ad affrontare l'ennesimo campionato di Serie A in un certo senso da protagonista, in quanto la Champions del Chievo ogni anno è la salvezza. Quest'anno perde un tassello che ha detto in molte dette lavori, lo scorso anno è stato uno dei migliori difensori del campionato come Zukanovic. Crede che bisogna puntellare un attimino la rosa in qualche settore, o crede che sia già competitivo così?
No, no, adesso siamo, il discorso Zuccanovic è già stato compensato con due difensori, per due terzini, per cui questo non è quello, non ci dobbiamo preoccupare per questo, sono arrivati due ragazzi che ci daranno sicuramente, che faranno sicuramente bene e ci daranno una mano. Poi abbiamo tempo ancora 40 giorni per capire se servirà qualcosa, intanto lavoriamo e vediamo di assimilare il più possibile, poi faremo le valutazioni più avanti. Grazie.